Questa sera avete visto dal programma, il tema evidentemente lo trattano tanti, tutti, magari non sempre in modo particolarmente appropriato: digitalizzazione, trasformazione digitale. La robotizzazione evidentemente comporta qualche rischio, perché porta a trasformazioni anche molto veloci e profonde, ma non solo delle sfide negative, ma dà anche molte opportunità di poter cambiare i processi produttivi e quindi di creare nuove figure professionali e nuovi posti di lavoro. Stasera ci aspetta uno spaccato di diversi esempi aziendali per capire un po' quali sono gli adattamenti già avvenuti sul territorio e nell'economia ticinese, e quindi vuole essere un segnale di incoraggiamento verso il cambiamento, che deve essere caratterizzato da un approccio aperto e di accoglienza verso questo cambiamento, che sarà sicuramente difficile ma è gestibile. Posso dare la parola al primo relatore, che è Carlo Secchi di Swisscom, che ringrazio anche per il partenariato di questa sera. Grazie. Il fattore determinante nella trasformazione digitale non è diventato tanto una questione tecnologica quanto il fattore tempo. Il concreto, la Swisscom come ha cambiato i suoi modelli di business? Ma continua a cambiarli. Se pensiamo comunque alle vecchie cabine telefoniche o agli SMS, sono tutte fonti di reddito per Swisscom che non esistono più. È un'opportunità la trasformazione digitale, se affrontata per tempo, occorre senso critico, analisi del proprio modo di lavorare oggi. Pensiamo che noi abbiamo fatto questo sforzo, è vero, siamo grandi, ma questo può anche essere, diciamo così, uno sforzo maggiore proprio per le dimensioni. Oggi il 75% del nostro fatturato è costituito da prodotti che 10 anni fa non esistevano. Sì, il dato mi stupisce, però evidentemente non mi meraviglia. Leggendo certe dinamiche che succedono non solo qui da noi, ma in territori un po' più evoluti, eccetera, ti dici: ma è incredibile quello che sta succedendo. Quindi è nata una rivoluzione. La biogenetica e quant'altro. Tutte le rivoluzioni, dalla prima arrivare oggi, hanno fatto sparire dei ruoli, delle professioni, proprio perché non erano più necessari, erano, tra virgolette, soppiantate dai macchinari e in questo caso dai robot. E ci saranno delle nuove posizioni, ci saranno delle nuove attività, quindi che porteranno veramente del valore aggiunto. Quindi questo è un tema sostanziale. Che atteggiamento sarà vincente? L'atteggiamento positivo, aperto, vuol dire l'ottimismo di base, perché dove c'è cambiamento c'è opportunità. Il fatto di essere curiosi rispetto alle novità. Le novità comunque prima o poi entreranno in casa nostra. Siamo una parte di quei produttori di carta. Può sembrare poco ecologico, la carta sta scomparendo. Però immaginatevi, anche noi come azienda, come abbiamo dovuto reagire alla digitalizzazione. La carta non è nient'altro che la parte di uno strumento di comunicazione verso il cliente. La teoria è: ogni volta che io ingaggio il cliente è un'opportunità di fare business. E questa è la trasformazione che avviene. Se guardate, oggi per esempio le aziende ticinesi sono molto ancora nella modalità di buttare l'informazione piuttosto che capire che, aprendo un canale bidirezionale, si ottiene qualcosa di più, non solo dai clienti ma anche dai fornitori, tra l'altro. E quelle sono le nuove professioni, le nuove esigenze anche di consulenza che nascono per aiutare queste aziende. Adesso c'è l'ondata del video, della dinamicità, in base al desiderio del cliente. Se uno piace la moto, mi potrebbe dare un video in cui c'è la mia fattura con la promozione di una moto, ok, di un venditore. E questo qui cambia anche poi la rete dietro di fornitura. A mio avviso vedremo sempre di più delle collaborazioni, dei legami tra fornitori che erano fino a quel giorno impensati. Adesso vi voglio raccontare così velocemente un caso abbastanza interessante di digitalizzazione. È venuta da noi la Fondazione Ticino Cuore. Abbiamo creato un'applicazione mobile, più vicina. Un'applicazione che nella sua migliore declinazione aiuta a salvare le persone che hanno bisogno di un massaggio cardiaco precoce. Dunque è sostanzialmente un'app che va a selezionare in modo automatico il soccorritore, il first responder più vicino al paziente. Ci attiva in Canton Ticino con degli ottimi risultati, infatti Canton Ticino è al secondo posto a livello mondiale come vite salvate, dunque è un ottimo esempio. Abbiamo altri cantoni, Berna, Vallese, Friburgo, abbiamo tre regioni italiane dove abbiamo questo sistema, dunque è un sistema che si sta espandendo almeno a livello europeo.
la digitalizzazione e Big Data possono creare delle insidie sicuramente, ma dall'altro canto possono anche aiutare. Ad esempio, la malaria è stata debellata, o meglio, è stato aiutato a debellare alcuni cerchi della malaria in Africa grazie all'analisi preventiva dei dati. Alcune statistiche che sono state fatte da alcune grandissime aziende narrano che nel 2020 la quantità di dati che andremo a produrre annualmente è di circa 600 zettabyte. Una parola molto strana ad oggi, che è una unità di misura estremamente elevata. Possiamo provare a fare un paragone, se immaginiamo a un byte, ad un chicco di caffè, per andare a riempire, diciamo così, un zettabyte di spazio, riusciremo a riempire l'oceano Pacifico di chicchi di caffè. Ho parlato di tanti device connessi. Tutto quello che è la nostra vita digitale. Di conseguenza, se vogliamo un giorno far vedere ai nostri figli i loro primi passi, le loro foto di quando erano piccoli, se non ci preoccupiamo oggi di salvaguardarli in modo corretto, rischiamo di non più averle. Chi è che ci penserà a questa salvaguardia dei dati? Sicuramente è estremamente importante lavorare con aziende serie, con aziende possibilmente anche magari vicino a casa, che possono dare una garanzia sulla privacy, soprattutto perché il dato deve rimanere di proprietà della persona. È un momento veramente molto importante e, come dire, molto frizzante in tutto quello che sono i sistemi di pagamento. Come potete vedere qua, tutte le aziende che lavorano in questo settore stanno arrivando con le loro app. Non solo salvaguardia dei dati, ma anche sicurezza dei dati, un aspetto da tenere in considerazione quando si paga sempre più attraverso l'online. Certamente, la sicurezza dei dati è fondamentale. La sicurezza dei dati è la base per poter evolvere in questo mondo digitale. Tutte le aziende che lavorano in questo settore hanno una grossa sensibilità alla sicurezza. Chi lavora nel mondo dei pagamenti sa che un errore in questo campo farebbe sì che tu vai a perderti le tue quote di mercato e tutto il lavoro che hai fatto negli anni. Quindi per gli operatori del mondo delle carte di credito, ma anche per tutti gli operatori che lavorano nel traffico dei pagamenti, devono loro stessi garantire questa sicurezza, assolutamente. Si andrà sempre più in avanti a cercare di avere un'app che ci permetterà di pagare e di controllare tutto il nostro flusso, il flusso dei nostri soldi. Non so se avrò la fortuna di vedere questo momento, il mondo veramente cashless, senza carta, diciamo. Questo non sono sicuro ancora di vederlo, però direi che questa evoluzione non si fermerà.